Una buona serata e ben ritrovati gentili telespettatori per questo nuovo approfondimento di Prima News Focus, il nostro rotocalco di informazione quotidiana che porta sempre nelle vostre case tante notizie, curiosità e tanti argomenti. Ovviamente eh, andiamo a focalizzarci su quello di questa sera, parleremo di sport, ma eh, in realtà non ci occuperemo di risultati sportivi, di partite, di competizioni, parleremo in realtà di una iniziativa importante che riguarda uno sport importante e che ha anche qualcosa di sociale e un progetto importante per la città di Torino. E lo faremo grazie agli ospiti che mi hanno raggiunto in studio e che vado a presentarvi. Massimo Pianotti, presidente del Comitato Promotore Auxilium Torino, benvenuto. Buonasera a tutti voi. E Paolo Dabbene, primo partner e vicepresidente del Comitato Promotore Auxilium Torino. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora perché attualità? Perché di recente è stato presentato ufficialmente o comunque si è, è stata organizzata una conferenza stampa per aggiornare appunto su quelli che sono i risultati che sta ottenendo il Comitato Promotore Auxilium Torino per riportare il grande basket, possiamo dire così, in città con un marchio prestigioso. Ecco, io vorrei innanzitutto da Massimo Pianotti raccontare in breve no, quella che è la storia di Auxilium Torino che ha fatto grande questa società negli anni ricordando anche i fasti di quegli anni, soprattutto gli anni Ottanta sono stati importanti ecco, e poi quello che ci ha portato fino ad oggi. Eh, Quest'estate abbiamo iniziato a fantasticare su un'idea di riportare Auxilium Torino su un campo da basca della città, eh, un Auxilium che nasce di nuovo potenzialmente dalle ceneri di un fallimento che è capitato pochi anni fa e che vorrebbe rinverdire un po' quei fasti degli anni 80-90, come hai detto tu prima, eh, di semifinali di campionati di massima serie in Italia, campionati de uno, di sfide epiche con Milano, Cantù, o quello che Bologna, quello che tra virgolette merita una città come Torino. Eh, L'idea è alla fine molto sociale in questo momento, molto culturale come dicevi, eh, perché in questo momento il sogno è riportare questo marchio su un parquet della città attraverso il coinvolgimento eh, più possibile di, di aziende, di antisociali e anticulturali che si uniscono con un'intenzione di unire delle anime della città stessa per raggiungere questo obiettivo. Allora, ehm, Paolo, da bene che cosa vi ha eh, accomunato e come siete partiti per questo importante eh, progetto? Allora, racconto sempre un aneddoto su, su Massimo. Io, nella, nella mia vita, faccio farmacista e sono il suo farmacista di fiducia. Quindi, quando a luglio lui mi ha raccontato di questa. Questa idea di far rinascere l'Auxilium, ecco, da, far, da farmacista ho cercato di trovargli i prodotti giusti e quindi il prodotto giusto per questa sua idea inizialmente stravagante che poi è diventata una, una bella idea concreta è stata quella proprio di creare questo, questo comitato. Un comitato che è partito con tre persone e adesso ha raggiunto numeri già significativi in tempi molto più veloci di quello che ci aspettavamo. Ecco, in particolare nei giorni scorsi è stata organizzata appunto una conferenza stampa per... Eh, raccontare che cosa si sta facendo e sostanzialmente quali sono i sostegni che attualmente sono stati eh, già eh, reperiti. Sì, eh, noi siamo, siamo partiti ufficialmente il 17 di ottobre. Ci siamo dati un, un target molto ambizioso che era quello di recuperare 30 partner entro il 28 febbraio, una cosa molto difficile, pensavamo tra in, quel, in quel momento lì, perché 30 partner vuol dire potenzialmente 30 sponsor, no? che, che chi, chi, chi attraverso un intervento economico, chi attraverso un cambio merce, chi attraverso uno scambio culturale eh, o sociale possa intervenire in poteva, avrebbe potuto intervenire in questo progetto. Eh, questo marchio, evidentemente, ha svegliato, come dicevo prima, quelle anime e questo quest obiettivo l'abbiamo già raggiunto in 40 giorni, anzi, l'abbiamo già superato perché in questo momento sono 39 le entità che ci stanno sostenendo. Non ci fermeremo, andremo avanti fino a, a quel 28 febbraio, dove cercheremo di raggiungere questo punto il maggior numero possibile di aiuti per poter poi partire con un progetto. Allora, parliamo di un eh, nome. Un marchio, sostanzialmente di Auxilium Torino è rimasto solo, solo quello, possiamo dire, no? Voi avete cercato proprio di ehm, risvegliare appunto la, la passione sotto questo nome, che non è finito all'interno del fallimento della società sostanzialmente? Eh... Sì, non è finito semplicemente perché il marchio fa parte, faceva parte di proprietà della famiglia Asti, eh, che l'aveva ceduto in prestito, credo, su quelle che sono le cose a livello giuridico, non so dare la risposta esatta, ma a Massimo entrava da una parte creditizia, non da una parte debitoria. Questo è stato confermato dalla famiglia quest'estate, quest ne abbiamo parlato con la famiglia Asti che ringrazio tantissimo per la fiducia che ci è stata data. Eh, ringrazio Sharon in prima persona e la mamma che, è, che era presente l'altro giorno alla conferenza stampa, la moglie del, di Gianni a cui è intitolato il, il Palaruffini e, e con loro stiamo cercando di portare col massimo rispetto possibile eh, questo marchio di nuovo sul territorio di Torino. Quindi Paolo Dabene, qual è l'obiettivo che vi siete dati? Ovviamente non si può pensare di eh, mettere su una squadra e, e militare ai massimi livelli, non credo che si possa ricominciare così. Esatto. esatto, allora il nostro obiettivo in questo momento è raccogliere il maggior numero di partner, partner che sono arrivati a noi essenzialmente per tre motivi. Uno è la passione per la pallacanestro, per questo sport che ci accomuna tutti. Diciamo. Eh, il, secondo il secondo step è quello di avere la passione per un marchio, quindi un marchio che è molto legato al territorio, quindi uno dei nostri aspetti è la dare, noi l'abbiamo chiamato torinesità, a questo progetto, quindi ovviamente lavorare sul territorio. E il terzo il terzo step importante è quello di vivere i partner come proattivi nel comitato promotore, quindi non solo magari come dei banali sponsor o finanziatori, ma dei veri e propri attori che collaborano con noi. Quindi tre, queste tre cose hanno permesso comunque di arrivare ad oggi a circa 39 partner. Entro fine febbraio contiamo di di averne almeno una cinquantina, quindi di, di crescere, e per poi vedere cosa succederà. Nel senso che il nostro obiettivo non è quello di, di fare la guerra a nessuno, ma anzi cercare sul territorio nuove collaborazioni per portare questa, queste aziende, questi partner a, a disposizione di chi vuole credere in noi. Ecco, ovviamente questo riferimento è anche per, per la grande squadra che è di Torino attualmente, Reale Mutua Basket Torino, ecco, avete iniziato delle interlocuzioni con loro. No, 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 in questo momento no perché siamo partiti con un aspetto come dicevo prima molto culturale, no? quindi siamo partiti con, un, con qualcosa di aleatorio, cioè l'idea di riportare l'oggetto sociale dello statuto prevede che dice proprio voler riportare il marchio ausilium su un parchè della città di Torino. Quindi non è andato a identificare un, un soggetto eh, con cui andarsi a sposare o no. Sicuramente, vista soprattutto la risposta che abbiamo avuto dal territorio, una risposta che non è legata a noi, ma è legata a un marchio, una, 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 un affetto storico, a, ai ricordi del padre che, racconta, che sta raccontando al figlio: Guarda, sono andato a vedere quella partita lì, magari torniamo a rivedere partite di quel livello lì. Eh, sicuramente, noi ci auguriamo di poterci sedere al tavolo anche con Basket Torino e poter mettere sul tavolo quelle che sono le le nostre forze, le nostre risorse per capire se ci si potrà sposare o no e raggiungere quell'obiettivo lì di nuovo di fare di auxilium la squadra della città di Torino. Allora, visto che abbiamo qui anche delle maglie no? che raccontano un po' quella che è stata la storia di questo di questa grande squadra, ne raccontiamo qualcuna, ne facciamo vedere qualcuna. Ma queste sono maglie, sono maglie che se oggi diamo a qualche, nostro, a qualche ragazzino nostro comincia a, a piegarsi sì, in due perché sono, <ride> sono maglie che sono un po' pesanti come si suol dire, pesanti per la storia, pesanti per il tessuto che si utilizzava una volta, eh, sono maglie che sono state parte della vita giovanile o delle, della, della, prima squadra, della prima squadra di Torino. Questa la maglia che a mano Paolo ovviamente racconta e rappresenta totalmente Auxilium con lo storico Marchio Berloni. No? Aver, eh, io ho avuto la fortuna di conoscere la, la signora Berloni che mi raccontava che loro partivano da Pesaro, lei partiva da Pesaro in macchina per andare a vedere questa maglia con i suoi figli ogni due settimane e più belli, uno dei momenti più belli della sua vita erano legati proprio a Torino, nonostante loro fossero di Pesaro, doveva riportare. Quindi queste maglie hanno un peso storico. Eh, veramente importanti. Colori poi eh, ovviamente eh, iconici, il, sì, il blu, il giallo, i colori di Torino, sono questi. Eh, ecco, mh, per quanto riguarda eh, quello che sarà eh, appunto il, il futuro, e vi aspettate quindi di partire dalle, da che categoria, dalle giovanili, Ecco cosa vorreste fare poi dal punto di vista proprio sportivo? Allora, dal punto di vista sportivo lo andremo a analizzare e prima di tutto veramente cercando una collaborazione con Bascattolino. Di conseguenza a una risposta legittima, positiva o negativa che ci possa essere dalla, dalla controparte eh, andremo poi a capire cosa fare eventualmente. Col, col territorio e sul territorio. Eh, sicuramente una cosa che non andremo a fare, però una cosa che tu hai citato, che è il settore giovanile, eh, non vogliamo andare a rompere eh, le uova nel paniere agli altri. No? Eh, ormai non siamo più negli anni Ottanta, in cui c'erano poche società che lavoravano sul territorio, ora sono tante, tante che lavorano anche bene, e quindi tra virgolette ci potrebbero essere risorse di collaborazione anche che possono andare oltre il concetto dell'attuale dell società che è due. 2. Eh, non ci siamo dati oggi un, un o è così o è così. Ma ci siamo detti o è così, oppure insieme, come, dicevo, come diceva partner Paolo prima, eh, le persone che stanno entrando sono partner, quindi con loro insieme stiamo già chiacchierando, discutendo, da, da, facendo dei brainstorming costanti su come poter dire: se ci fosse un aspetto negativo, decidiamo insieme cosa potremmo andare a fare. Parlando di un uh, aspetto, secondo me, importante, perché il basket è uno sport che eh, sicuramente ha un suo seguito, è importante, lo è stato in quegli anni, perché eh, sappiamo di un eh, palazzetto dello sport gremito no, per le eh, varie partite, ma uno sport che comunque ancora eh, non, è, non ha eh, avuto così tanto eh, ritorno no, anche per quanto riguarda. Ehm, L'entusiasmo, ecco, voglio dire come fare, come voi vi proponete di fare per eh, portarlo all'apice, eh, ma anche di quella che semplicemente non dico dei risultati, no? ma dico della passione, della conoscenza e eh, della ehm, magari della volontà di praticarlo nei giovani. Beh, allora, vado io poi Dai, a sua un'integrazione. In in sì, sì, rispondete entrambi, allora, cioè certo? ognuno può avere la sua versione. No, visione. beh, lui, eh, ma allora sicuramente, tornando a quello che ho detto prima, la, bisogna ricreare la, 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 la passione per un marchio legato al territorio. Purtroppo Torino a livello cestistico ha vissuto in questi ultimi anni... Un vuoto perché c'è stato un periodo abbastanza lungo di, di assenza di, di basket di alto livello a Torino e quindi questa passione si è un po' spenta. Eh, come diceva Max due giorni fa... Si ricordano i più i campioni degli anni, eh, anni 80, primi anni 90 che quelli ultimi, perché comunque questo era proprio una società, comunque un marchio legato mo molto al territorio. Quindi secondo noi l'aspetto del, del legame al territorio è fondamentale per ricreare la passione, per far tornare la gente. E siccome chi ha vissuto quegli anni comunque sono gli attuali cinquantenni, eh, quindi c'è un bel substrato cui, su cui pescare, quindi per far tornare persone che possono portare i loro figli e sono anche le persone che in questo momento hanno eh, capacità magari di intervenire come partner. Quindi questa quest unione secondo me è quello che può riportare la gente al palazzetto dello sport. Sì, l'esempio di Paolo è calzante, nel senso che se oggi vado a chiedere a un ragazzino probabilmente chi è il giocatore che ha vinto la Coppa Italia cinque anni fa, non... non sa rispondere. Non sa rispondermi. <ride> se chiedo a, a, a chiunque. Chi ha giocato la semifinale, ha perso, non ha vinto, la semifinale negli anni 90 mi cominciano a sciolinare una serie di, di nomi e attività, ma nella testimonianza dell'altro giorno in conferenza stampa, no? da Bologna è partito ed è venuto a trovarci Riccardo Morandotti. Eh, le sue parole penso che siano state emblematiche, dicendo da bolognese che si è trasferito a Torino, da ragazzino che è cresciuto a Torino e tutto quanto, eh, lui ritiene Torino una piazza difficile, perché Torino sappiamo tutti che è una città un po' particolare, mm. ma la ritiene una città con un enormi potenti. E dice solo qua si può ricreare un qualcosa con la passione vera. No? Eh, Un'altra cosa, all'inizio pensavamo come ragionarla, come, come dicevi tu, di come improntarci verso il pubblico. Mm. Quindi eh, andiamo verso i nuovi, la creazione di nuovi tifosi e quindi lasciamo il passato mm, oppure, oppure eh, partiamo dal passato? Beh, siamo partiti da un concetto alla fine molto semplice: cioè oggi Auxilium è il papà. Che racconta quando aveva l'età del figlio, quando andava a vedere Auxilium, gli racconta quello che è stato. No? E Auxilium era un po', sto usando un termine abbastanza in questi giorni, me lo sto ripetendo, un po' la Svizzera della pallacanestro, perché quando andavi a vedere il toro la Juve ti ritrovavi a Ruffini a fare Auxilium e che fosse il toro o che fosse la Juve ti favi per Torino, Punto. Quindi eh, voi immaginate anche ancora per il futuro, come diciamo eh, tempio eh, di Auxilium Torino. Ruffini, sì, beh, la, per noi sì. C'è cioè la, la casa eh, il marchio di, di Gianni Asti, la, il, il Ruffini, ormai si chiama Palla Gianni Asti. Sì, sicuramente sì. da lì bisogna partire. Cioè, quella è, quella è un po' la, eh, la casa, la, la casa di. Bernardo. che ovviamente un progetto del genere metterà in moto anche ehm, quelle che sono ehm, sensibilità, progettualità. Che ehm, coinvolgono anche gli enti pubblici. Voi avete avuto modo anche di sondare un po' il terreno e dialogare con loro? Immagino il Comune di Torino, la Regione Piemonte. Allora, mi sono proprio scambiato questa mattina un messaggio con l'assessore Carretta, che ci vedremo dopo le, le vacanze. L'ho tenuto informato sulla conferenza stampa, che non è potuto venire. Ha partecipato il dottor Daniele Valle alla conferenza stampa, vicepresidente del Consiglio regionale. E stiamo iniziando un dialogo che Sembra che sia tanto tempo che stiamo facendo questo mm. progettino. Questo progettino è fino a 40 giorni, no? E ufficiali su cui sì. siamo partiti. Quindi, stiamo correndo a sprombattuto per andare a mettere insieme più tasselli possibili. E per quanto riguarda enti, se parliamo anche di enti sociali e enti culturali, abbiamo già inserito, per dire, nell'ambito dei partner delle, mh, delle entità legate alla so al, al sociale o alla parte charity, eh, che con cui tra abbiamo già. Chiuso una partnership per poter sviluppare poi delle progettualità insieme, che vanno, che ne so, dalla da parte culturale con etica e sport, per mm -hmm. fare un esempio stupido, eh, oppure sulla parte, sulla parte più sociale si può parlare con l'accordo fatto con Acto Piemonte, con l'Associazione contro i tumori ovarici, o col gruppo Panda per quanto riguarda i ragazzi che fanno sport con disabilità mentale. Ecco, visto che siamo alla fine no, di questo nostro appuntamento, di questo approfondimento, eh, magari. Con Paolo Dabbene che ha dato fiducia no, a questo progetto ehm, vorrei affidare proprio eh, a lei eh, una eh, parola verso le persone che ci stanno seguendo da casa e che magari in qualche modo vorrebbero sostenere o far parte di questo progetto, dare un loro piccolo contributo no, che può essere quello di una ehm, collaborazione di, di lavorativa, cioè, non, non sto parlando anche solo sì, economicamente, sì. ma proprio qualcosa di proprio. Sì, beh, allora innanzitutto il nostro, come ho detto prima, è un progetto inclusivo, quindi a porte aperte a chi vuole collaborare con noi. In questa fase siamo in una fase di, di costruzione, quindi siamo alla ricerca di partner che possono poi sostenere questo progetto. Un progetto che, e soprattutto mi rivolgo a tutti che possono magari vedere una sorta di conflittualità: assolutamente no, è un discorso inclusivo, ma di collaborazione con chi vorrà ascoltarci. Quindi l'invito è ascoltateci e cerchiamo di lavorare insieme perché, comunque, Torino merita di, di andare avanti, di avere una società di livello di A1 e secondo me unendo le forze si può fare molto per, per lo sport e per la città. Quindi per concludere anche da parte di eh, Massimo Pianotti. Noi siamo aperti, oggi siamo avidi di idee, avidi di consigli, avidi di, di comunicare ausilio. Non è bello essere avido, non portare, però è, è un'avidità positiva questa qua. Eh, abbiamo Privati che ci hanno chiesto di come poter dare una mano per collegarmi al vostro discorso, eh, abbiamo iniziato con Atena Lowe di Torino un, un processo anche per studiare l'unionezionarato popolare legato al discorso a parte e all'altra del discorso sponsorizzazione e partnership, quindi cercheremo nella realtà di unire veramente dall'anima di chiunque voglia dare una mano in senso pratico che può essere una parte di volontariato, in senso professionale solo le, le figure che mancheranno, in senso di costruzione di una società che vuole essere veramente non legata a una o due situazioni, ma essere legata veramente a un territorio sotto mille sfaccettature per essere così sostenibile in primis e soprattutto perché diventi una società in cui si possa programmare non di anno in anno ma perlomeno in un periodo a medio periodo per poter crescere. Bene, siamo in chiusura. Devo salutare Massimo Pianotti, presidente del Comitato Promotore Auxilium Torino. Grazie, Grazie per essere stato con noi oggi. E Paolo Dabbene, vicepresidente del, del Comitato Promotore Auxilium Torino. Grazie. Grazie, buonasera. Saluto i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Prima News Focus. Arrivederci.